In piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II l'ha proclamata beata dinanzi alla Chiesa e al mondo. Ritroviamo l'immagine vigile e premurosa del buon pastore nella nuova beata Madre Maria Domenica Brun Barbantini, che consciente di essere divenuta creatura nuova nel sacrificio di Cristo, non ha esitato a rispondere alla grazia divina con l'amore, tradotto in quotidiano servizio ai fratelli e alle sorelle bisognose. Essa ha lasciato alle sue figlie spirituali un'eredità ed una missione quanto mai attuale e preziosa. Un amore evangelico concreto per gli ultimi, gli emarginati, i piagati. Un amore fatto di gesti di attenzione e di cristiana consolazione, di generosa dedizione e di instancabile vicinanza nei confronti degli ammalati e dei sofferenti. In tale compito apostolico e missionario brillano la forza e la verità della parola di Gesù, che chiede di essere amato e servito nei fratelli, affamati, assetati, nudi, forestieri, malati o in carcere. La beata Maria Domenica Brun Barbantini. Il seme gettato da Maria Domenica è diventato un albero gigantesco e quel fuoco che arse nel suo cuore oggi è diventato un fuoco immenso e le suore ministre degli infermi di San Camillo sono diffuse nel mondo intero. Italia, Brasile, Cina, Taiwan, Thailandia, Kenya, Filippine, ma ancora Cile, Perù, Haiti, Vietnam, Indonesia, India, Costa d'Avorio. Le immagini che vediamo rappresentano appunto come l'amore di Dio, così ben testimoniato da Maria Domenica, viene oggi manifestato dalle sue figlie che, sparse nel mondo, spendono la loro vita al servizio dei malati e dei bisognosi. Spesso si è parlato di come Maria Domenica rappresenti alla perfezione l'immagine del buon samaritano. È vero, perché anche lei ha ricevuto il dono di vedere con gli occhi del cuore, quegli occhi profondi che l'hanno rivestita di misericordia e l'hanno fatta fermare ad ogni angolo della storia, per essere un segno privilegiato del cuore di Dio. Di queste sorelle probabilmente non parlerà la storia, fatta di cose transitorie, ma la loro missione annuncia il regno di Dio. Esse vivono l'immagine del buon samaritano sulle orme di Maria Domenica, mettendo in pratica la legge che Dio ha posto nei nostri cuori, la legge dell'amore.